Ci facciamo uno shottino, sì, ma di aceto di mele. Ormai questa moda sta impazzando e secondo me le persone stanno anche impazzendo. Praticamente ieri una ragazza mi ha chiesto: ma se bevo l'aceto di mele a stomaco vuoto, brucio i grassi? La risposta è ovviamente no. L'unica cosa che può bruciare bevendo l'aceto di mele a stomaco vuoto è lo stomaco sul lungo periodo, ma a volte per alcune persone anche sul brevissimo, tipo me. Quindi teoricamente ormai sembra che questo elisir di lunga vita dell'aceto di mele con l'acqua possa veramente risolvere tutti i problemi. Alcune persone ovviamente hanno obiettato dicendo che consumare aceto di mele, madonnina, a stomaco vuoto, prima di un pasto, aiuta a ridurre il glucose spike, quindi il picco di glucosio in risposta al consumo di carboidrati. Io credo, unpopular opinion, che questa cosa stia un attimino sfuggendo di mano, questa cosa dell'ossessione verso la glicemia e il controllo della glicemia. Allora, noi abbiamo comunque un organo che si chiama pancreas, che ha delle cellule beta che producono insulina e non è che sia stato messo lì così per caso. Ora, sono assolutamente d'accordo che controllare la glicemia, quindi fare pasti con un basso carico glicemico sia fondamentale, da una cosa su cui io stresso da più di 10 anni, ma arrivare ad avere questa ossessione che se voglio mangiare un piatto di pasta o se ho voglia di un pezzetto di cioccolato, se non mi bevo prima lo sciottino di aceto di mele, cioè non, il mio corpo non riuscirà a reggere questo trauma e quindi ci sarà un glucose spike così alto da mandarmi sulla luna, cioè no, questa non è la realtà, non è assolutamente la realtà. Se voglio mangiare un piatto di pasta e non ho voglia di mangiare della verdura cruda prima, non ho voglia di bermi questo robo, non succede niente, il mio corpo se la cava alla grande. Ovvio che se tutti i giorni inizio la mia giornata con delle fette biscottate con la marmellata, che sapete che ormai il martello è sempre lì, però quello sì che è un problema, perché ogni giorno creo quel glucose spike che crea il roller coaster effect, quindi quell'effetto montagne russe a livello proprio di glicemia che non va affatto bene e che sul lungo periodo poi può portare a patologie anche molto importanti, come addirittura il diabete oppure, in versione tra virgolette più soft, la sindrome metabolica o una insulino resistenza. Quindi siamo tutti d'accordo che controllare la glicemia sia importante, ma siamo altrettanto tutti d'accordo, cioè spero siate d'accordo con me, che essere ossessionati da qualche cosa solo perché la glucose goddess di turno ci dice che se non beviamo l'aceto di mele prima di un pasto esploderemo tutti con la glicemia a 4000, no, non è vero. Quindi mi raccomando, tutto questo pippone per dirvi: cercate di contestualizzare le informazioni che trovate sui social media, che leggete nei libri. Sicuramente il trucchetto dell'aceto di mele può essere utile, ma non deve diventare la regola. Cioè, se voglio mangiarmi un pezzo di cioccolato e prima io mi bevo questo coso, cioè probabilmente lo stomaco esplode, cioè non è la glicemia, ma lo stomaco. Quindi seguite un'alimentazione equilibrata, fate pasti con criterio, non mangiate prodotti preconfezionati. Se volete tenere a bada la glicemia, quella è la soluzione, non è bervi tonnellate di aceto di mele con l'acqua. E by the way, l'aceto di mele è veramente super, nel senso che è ricco sia di probiotici, perché è fermentato, ovviamente deve essere aceto di mele con la madre, quindi non pastorizzato, e anche di prebiotici, quindi va a nutrire la nostra flora batterica. Quindi aceto di mele sì, ma usatelo come condimento, come un qualche cosa che vi faccia piacere. Non violentatevi a bere una cosa del genere che potrebbe sul lungo periodo danneggiare il vostro stomaco o comunque anche i vostri denti. Quindi mi raccomando, fate attenzione.